Salve a tutti e bentornati su Super Mario Bros. Wonder. Nello scorso episodio abbiamo completato la parte del arcipelago di fiori che ci collegava a questo mondo. In effetti erano solamente due livelli, ma non importa. E quest'oggi cominceremo il deserto sul leone, cominciando dalla casa dei poppy nel deserto sul leone, giustamente. E qua il seme sarà giallo. Siamo all'aperto. E la sabbia mi rallenta. E qua c'è questo coso che avevamo visto nei trailer e fa uscire acqua, giusto? Non qui. Ah, che sete. Dove è finita tutta l'acqua? Oh, principe Florian, sono desolato, in casa non ne ho più. Un piccolo delinquente è arrivato nel deserto sul leone e ha rubato quasi tutta la nostra acqua. Ci serve aiuto. Riportateci la nostra acqua, vi prego. Prendete questo seme meraviglia, potrà esservi di aiuto. Che situazione terribile. Andiamo in corsa al castello e vediamo cosa possiamo fare prima che tutti i popoli nel deserto avvizziscano. Hai ottenuto un seme meraviglia. Benissimo, e adesso possiamo veramente cominciare questo mondo, che sembra essere piuttosto grande. Almeno di superficie. Non posso entrare qua dentro, che cosa brutta. Va bene, parliamo con questo poplin mercante. La spilla salto in due tempi è l'ideale per affrontare il deserto. Portatela con voi, impari i poplin di tutto e di più. Se esegui i salti in serie con il giusto tempismo, puoi saltare un po' più in alto del solito e funziona anche sulla sabbia. Ah, quindi è tipo il triplo salto di della serie New. Ok, questo è interessante. Volete usare una sfida diversa? Sì, dai, direi sì. Alla prossima. Ok, questo è molto interessante. Questo che cos'è? Un momento. Niente. Ok, niente. Parliamo con lui. Che caldo. Ah, ho sentito una notizia. Siete qui per aiutarci, vero? Dovete sapere che il deserto sul leone nasconde molti segreti. Possono essere sepolti nella sabbia oppure nascosti negli edifici. Cercate di svelarli tutti. Vorrei potervi aiutare, ma i miei petali si seccherebbero all'istante. Farò il tifo per voi da qui. Ok, grazie. Immagino che questo sia uno degli easter egg che dobbiamo trovare. Oh, compaiono così i livelli? Ah, ok, mi va bene. Vorrei trovare un altro di questi cosi, però, se possibile. Ok. E così ho aperto quella porta. Ok, immaginavo che funzionasse così. Ad ogni modo, adesso andrei a fare questo livello. Cappello paracadute 2. Quindi, in pratica, compaiono nel deserto, il che ha senso perché cappello paracadute, sì, ok, è sempre la stessa cosa. Ha molto senso in effetti che nel deserto ci siano queste allucinazioni. Vai. E oh no, mi sono salvato. È troppo OP. Ok, allora ok, dovevo scendere, sì, bene. Non era un troll come quella volta nel mondo 2. Quella volta nel mondo 2 ancora non l'ho capita, devo essere onesto. Ma pazienza. Aia. Allora, non posso fare intanto no, non posso staccare i funghi. Oh no. È andata male. Non importa. La cosa che volevo dire, qual era? Non mi ricordo neanche più. Perdonatemi, se sono stupido. Cos'è che sto dicendo seriamente? Non mi viene in mente. Giusto, non posso fare il come si chiama? Lo spin jump sulle piante piramide. Come dovrei fare così? Allora, ho un'idea, ma non so quanto possa funzionare. Intanto andiamo così, tanto per sicurezza, e così ci siamo. Adesso vai così
E ok, va bene. Oh no, 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 non così. Vai così e... No, non ce la faccio. Come faccio? Non riesco a prendere abbastanza velocità ad arrivare di là. Non saprei. Allora, vai. E... Ok. E fin qua ci siamo. Ok, adesso facciamo così. Va bene, questa è l'unica cosa che mi viene in mente che possa fare. Non lo so. Proviamo a vederlo però. E abbastanza? Non ho capito. No, non ho capito, aspetta. Sì, sono d'accordo, ma come dovrei fare a saltare di più? Non ho capito, devo... Forse devo continuare a premere e non... Ok, sì, devo continuare a premere e non tenere premuto. Ok, questa cosa non la sapevo, ma in effetti ci permette di guadagnare... Cioè, di perdere meno altitudine. Quindi può risultare molto utile. Mi piace usare quella spilla, eh? Vuoi che ne indossi? No. Per adesso voglio ottenere ancora questa. Vediamo se riesco a trovare altri livelli qui nei dintorni. Allora, intanto qua sicuramente ce n'è uno, ma... vorrei vedere anche se ce ne sono di qua. No, non sembra. Ok, allora direi di partire da qui. In effetti in questo mondo non so bene come gestirmi, perché non so quanti livelli ci possono essere. Va bene. Maria Rolli nel deserto. Ah, maiorolli perché sono maiali che rotolano. L'ho capito adesso. Vediamo come funziona questo. Oh. Grazie. Vediamo come funziona questo salto. Oh. Aia. Ok, quindi non è niente di particolare. Semplicemente per appunto faccio salti concatenati. Ok, bello. Non è esattamente il triplo salto, ma comunque accettabile. Ah, posso scendere qui. Meno male che adesso sono abbastanza paranoico e... ok. E controllo tutti i tubi. Ok, qua che cosa c'è? Niente. Perché è... ha questa forma allora? Non lo so. Che precisione, che precisione. Oh, salve. Cosa c'è qua dentro? Ah, grazie. Addio ad entrambi, mamma mia. Qua non posso entrare, qua non posso entrare. Checkpoint. Dammi un fiore di fuoco, grazie. Di solito quando vedo questi Koopa penso che mi possano servire, ma non c'era alcun punto in cui potessi recuperarlo, quindi no, non serve. Quello invece serviva perché così abbiamo potuto rimbalzare su di lui. No. Ok. Per prendere la moneta da 10. Allora, i Goomba. Aia, i Goomba li lascio riposare. Quanto danno fastidio però questi maiarolli. Va bene. Vai. Allora. Qua. Questo è troppo sospetto per... Ok, sì. Per forza. Era troppo sospetto, non potevano esserci niente. Ce ne manca uno. Bene. Oh, va tutto a rallentatore. E anche io vado a rallentatore. Allora, quando scarichi Minecraft gratis? È stato bellissimo. È stato veramente molto intenso. Il pathos con cui ha pronunciato quella frase è stato... incredibile, no? Grazie. Ok. No, non parlerò lentamente, basta. Mi sono già stufato per aver detto solamente grazie. Qualcosa mi dice che... non sono stelle. Ok, comunque qualcosa mi dice che le stelle mi renderebbero più veloce. Se ci fosse un livello dove è implementata questa meccanica, ma ci sono anche le stelle. Va bene, vorrei arrivare... qua sopra se possibile. Grazie.
Devo per forza parlare al rallentatore. Ci provo. No, che cringe. Basta, mi sono già stufato da solo. E Seme Wonder ottenuto. Ok, easy. E giù. Abbiamo preso tutto? Sì, abbiamo preso tutto. Allora dobbiamo solamente arrivare alla fine, non importa. Quel Goomba poteva essermi comodo, ma non ne ho avuto bisogno. Livello completato. Ok, vediamo se ho completato questo livello al 100%. Sì, ok. E adesso siamo nella fortezza. Qua cosa c'è? Gran salto ad abbassati 2. Difficoltà 4, eh? Sono curioso di sapere che cosa si metteranno adesso. Sfida spilla. Sì, adesso gioco in funzione la spilla. Ok. Ah, ho poco tempo in pratica per fare tutto quanto. Va bene, ci sta come sfida. Adesso, se sto fermo così, posso fare questa cosa. Allora, posso provare a rifare questa cosa, volendo. Ok, sì, ce la si fa comunque, ce la si fa benissimo comunque. Non è necessario per forza fare così tanta attenzione. Adesso. Vai, ok, ce l'ho fatta. E dammi anche questo. Non mi serve a niente, ma non importa. Grazie. E perché era così facile questo? Non ne ho idea. No, 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 no. Ok, sono vivo. E quasi, immagino, fine. No. Fine livello. Sì, ok. È stato più facile previsto. Livello completato. Ora che ci penso, il livello di prima del cappello, come si chiama? Aliante? No, non è un aliante. Insomma, quello del cappello, planata cappello, quello che è, era a 4 stelle anch'esso? Non lo so, non ho visto. No. Vorrei vedere se era... No, era 3 stelle, eppure ho avuto più difficoltà con questo, comunque si chiama paraclute. Non importa, musica a salti. È quello che aveva riferimento a Super Mario World o Super Mario Bros. 3, non mi ricordo. Nel primo mondo. Sì. E questo è riferimento a Sunshine. Presumente il miglior gioco di Mario di sempre. Ok, sarà molto divertente quando lo giocherò su Stringdom. Va bene, dammi anche questo. E infine questo. Ok, devo ammetterlo comunque. Non è un brutto gioco. Anch'io, dicevo, non è un brutto gioco. Il problema è che è troppo punitivo, soprattutto su Switch. Nami? Ok. Questo è carino come potenziale. No, non è vero, non si vede quasi nulla. Va bene, qualche cosa c'è. Non ditelo in giro, ma io ho un debole per i semi meraviglia. Alle improvvise poplin ci sono sempre. Oh, perché me ne fai pagare 200? Sono confuso, non importa. Scatto rapido. Ti permetti di muoverti e scattare un po' più velocemente del solito, persino sulla sabbia. Ok, questo è lo scatto, immagino, tipico di 3D World, per esempio. Sì, dammi questo tanto per vederlo. E abbiamo già quasi finito queste spille, ok. No, vorrei più che altro vedere che cosa succede se prendo questo seme meraviglia. Tanti soldi non mi mancano. E poi anche questo. E questo. Mi ha cambiato qualcosa? Non credo. Semplicemente uno pagava più dell'altro. Pagava? Costava più dell'altro. Che cosa sto dicendo? Non importa. E siamo già arrivati alla fine del mondo. Però comunque non posso entrarci, perché giustamente non ho abbastanza semi. Lì dove come... Quando?
Non so come dovrei arrivarci. Forse qua sotto c'è qualcosa. Comunque facciamo il labirinto rosso e blu. Sto facendo livelli un po' casuali in caso non si fosse notato. Non ho una particolare predilizione per un livello o l'altro. Sì, ok, è come... Oh, allora. È come il... Grazie. Cosa sto dicendo? È come lo scatto di 3D World, come ho già detto. Ok, queste cose servono a qualcosa o... No, non credo in realtà. Ah, bene, eccoci qui. Se non c'è questo... Oh! Oh, c'è acqua dentro. E perché qua dentro c'è acqua? Qua dentro non c'è acqua invece. No, aia, pensavo che venissi sconfitto. E vanno più veloce a quanto pare quando tolgo il loro vaso. Ok, allora, questi blocchi non posso colpirli, va bene. Vorrei provare a colpire questi due fiori. Ok, niente di che. Qua invece... Oh! Ok, allora, tanto tu vattene. No, tu vattene. E anche tu, se possibile. Ok. Ah, ok, devo solamente tornare qua dietro. Niente di strano. Va bene, mi fanno un po' paura questi serpenti, ma comunque forse ce la faccio. Ok, sì, ce la faccio a sconfiggerlo anche senza avere paura. Adesso devo fare attenzione, vai. Allora... Ah, niente. Era molto breve come... Questa è stata una cosa infame. Questa è... Onestamente è stata una cosa infame. Vabbè, almeno ho il power up adesso. Ah, questo è un livello normale, tra l'altro. Non è... ok, pensavo fosse un livello tipo sfida. No, questo è proprio un livello normale. Dall'ambientazione non sembra, ma l'ambientazione è molto bella. Ok, questo l'ho già preso, quindi possiamo andare semplicemente di qua. Bene. Ed eccoci. Adesso tu vattene. No, tu. Ok, lui è finito nello Shadow Realm. Aspetta, aspetta. Lì c'è una chiave. Ok, prima chiave del gioco praticamente. Grazie. E giustamente i vasi non posso portarmi lì dietro, me ne l'ho già dimenticato. E adesso vai. E adesso siamo in una zona bidimensionale, certo. Invisibile. Fuoco. Non che mi cambi molto in effetti. Ah, queste cose posso colpirle allora. Va bene, allora è molto più comodo del previsto. E fiore wonder. Allora, vediamo che cosa mi indichi. Questo. Ok, grazie. Vai. No, non posso colpirti, che tristezza. Adesso sì, però. Ok. Adesso fatti colpire anche tu. Bene. E possiamo prendere il nostro bellissimo fiore wonder. Ok. Oh. Dobbiamo scappare da lui stavolta. Non dobbiamo più rincorrerlo, come invece dovevamo fare in Bowser's Fury. Ah no, questo è Mario Ombra, che si vede anche nei giochi 3D. Ok, che è originario di Galaxy 1, se non ricordo male. Vai. Perdo un po' di tempo tanto per... Ok, grazie. Ok. Allora, occhio qua. Non posso colpirlo, bene. Se colpisco questo... Ah, non cambia assolutamente niente a lui. Cioè, nel senso, lui rimane in vita. Se tipo chiedesse questo? No, non credo che serva a niente in realtà. Però ci ho provato. Vai. E seme ottenuto. Che ansia. Questo che cosa contiene? Solo questo, va bene. Cosa ho mancato? Tutto, credo. Spero che non sia la fine del livello, perché se è la fine del livello è un grosso problema. Adesso prendiamo questo per andare verso l'alto. E non cambia assolutamente niente andare da una parte o dall'altra, va bene. Metti giù questo. Qua.
Niente. Dimmi che non è la fine del livello, per favore. No, c'è il checkpoint, non può essere la fine del livello. In effetti, ora che ci penso. Grazie, anche se non mi serve in realtà. Allora, questi cosi sono un po' sospetti. Se tipo provassi ad invertire l'ordine, cioè nel senso la loro direzione, forse mi porterebbero su qualcosa. E in caso contrario saprò che sono io che devo muovermi. Ok, stavolta ce l'ho fatta. Vediamo. Non ha portato giù niente. Ah. Pensi di andare in su? Sì, in effetti penso di sì. Quindi ho fatto bene a premere. A premere questo, forse no, perché vorrei tornare. Cioè, vorrei continuare a esplorare un po' qua. Questo, ok, è il secondo, va benissimo. Non ha mancato ancora niente. E qua che cosa ci dovrebbe essere? Posso saltare? Posso saltare bene, per favore? Vai. Ok. E qua sopra? Che cosa? Niente. Semplicemente la zona che abbiamo visto prima, va bene. Allora, usiamo questo per arrivare qui. Addio. E easy, scendiamo. Ok, allora, la nostra chiave dove sarebbe? Non Q. Allora. Ah, vero, mi ero dimenticato delle combo. Non ne ho mai fatto una, in effetti, forse. Non saltando su nemici a ripetizione. Ok, questo è normale. Allora posso lanciarlo contro di voi, appendate via. Ok. E uno, due e basta. Questo invece è normale, posso portarmelo dietro. E basta, non posso salire da lì. Bene. Chiave presa. Adesso. Ah, un secondo, se usassi questo come piattaforma per arrivare qua sopra, che cosa mi daresti? Niente. Allora, perché questa zona esiste? Boh. Davvero non c'è assolutamente niente? Mi sembra strano. Vedendo il minuzioso lavoro ai dettagli che è stato fatto in questo gioco, mi sembra strano che abbiano messo un buco del genere completamente a caso, senza alcuna motivazione. Ma a quanto pare l'hanno fatto, quindi non ci lamentiamo. Qua come dovrei arrivarci adesso? Cioè, come dovrei uscire da qui? Allora, forse devo partire. Ah, devo partire da qua sopra, ok, va bene. Da qua arrivo. Arrivo da questa parte. E fai un salto così. Bene. Va bene, non ha funzionato al meglio, ma non importa. Adesso siamo qui. E possiamo scendere. Benissimo, benissimo. Ha funzionato al meglio. E io qua come faccio a... Ah! Ok, sì, basta fare così. Poi... Poi? No, sono confuso. Ah! Ok, semplicemente... E che qua dentro ci fosse una sera, tu quando pensavi di dirmelo, scusami. A parte che non è che ci sia tanta differenza, perché non c'era comunque nessun nemico, ma non importa. Ok, oh! Risolto il puzzle. Adesso prendiamo questo come checkpoint. Grazie. E ho preso tutto. Non ho preso tutto, bene. Cosa mi manca? No, non posso arrivare alla fine, non ho preso tutto. E se qua sopra ci fosse qualcosa in conseguenza al fatto che ho finito? No, Allora, il prossimo... La prossima unità viola intanto dove può essere? Beh, ce l'hai fatta. Ah! Complimenti! Ah, ho capito adesso! Ok, quindi quando il fiore blu è freddo e quando il fiore blu è più caloroso. Ok, va bene, bello. Però ha mancato una moneta viola. Forse un'uscita segreta di qualche tipo? Non lo so. Adesso vediamo dalla mappa se... Ho finito questo livello davvero. E ok, eccoci qua.
Adesso. Ce l'abbiamo fatta! Siamo usciti dal labirinto! Questo deserto è davvero pieno di misteri e di segreti. Oh, a proposito di segreti, ho sentito che da queste parti è nascosta una spilla che ti fa andare più veloce. Sì, l'ho già presa in effetti. Va bene, facciamo questa cosa come ultima cosa di oggi e... È orribile, cosa è orribile? Parlami, Poplin, che cosa... Avete visto cosa è successo al nostro castello? Da quando è arrivato quel piccolo delinquente ho troppa paura ad avvicinarmi. Una volta era circondato da tanta bella acqua fresca. Ci passavo le giornate a parlare con i miei amici e i miei petali erano uno splendore. Adesso invece... Ah... Me ne sarò buono qui finché quel piccolo delinquente non se ne sarà andato. Comprensibile, mi rammarico. Il buio rivelatore. Ho letteralmente fatto... Oh no, anyway. È stato un po' triste, ma fa niente. Qualcosa dice che questo potrebbe essermi utile. Comunque un modo per andare un po' più in alto. Allora. Ah. Domanda, ma se vado qui senza luce? No, non posso prenderlo, ok. Allora possiamo fare così. Ok, allora ha senso. Come? Aspetta. È finito davvero? Ah. Ok, va bene. Che cosa ho mancato negli altri livelli? Ok, qua ho mancato una moneta viola da 10, quindi... Cioè, una moneta fiore da 10, quindi... Ritorno qua dentro e... Ci vediamo quando l'ho trovata a questo punto. Ah! Ok, sì, mi sembrava troppo strano che lì non ci fosse davvero niente. Ok, allora sì, il mistero è risolto. E possiamo facilmente arrivare alla fine di questo labirinto facendo così. Ok, quindi ho risolto il labirinto anche più in fretta rispetto a prima. Ottima cosa. E ho finito il livello al 100%, spero. Prendi questo. Ok, e... Quasi livello meraviglioso. Ok, ho finito questo livello al 100%? Sì, sembra di sì. Ok, benissimo. Là sotto devo ancora capire come arrivarci. Qua non c'è assolutamente niente. Poi... Uff, il ponte. Ok, comunque vedremo tutte queste cose domani. Quindi sì, alla prossima.